Saluto a tutti gli amici di Bouquet, il Piemonte dei grandi vini fa tappa a Roma nella capitale per due giorni organizzati dal consorzio Piemonte Land of Perfection in collaborazione con la Vignaglioli Piemontesi. Due giorni con in arrivo dal Piemonte 50 cantine che sono qui in vetrina per far conoscere al Palato romano il grande sapore del Piemonte. Si riparte dalla capitale dopo la vendemmia che si è appena conclusa per i vini piemontesi, una promozione che il consorzio Piemonte Land of Perfection porta all'estero ma insomma anche sul territorio nazionale. Sì, 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 è vero, si, si riparte da Roma, in realtà eh, arriviamo a Roma dopo un'attività un promozionale intensa, l'ho già detto in, in altra occasione, lo, lo ripeto, abbiamo... Eh, fatto realizzato delle ottime attività promozionali in Asia, in Cina in modo particolare, negli Stati Uniti. Abbiamo fatto un ottimo testing a luglio. Eh, Un'attività della quale non abbiamo ancora parlato molto è quella che riguarda alcuni educational, perché comunque nell'attività che ha il Piemonte Land Profession, comunque questo consorzio che ripeto riunisce i principali eh, soggetti. Eh, Piemontesi in materia vitivinicola, noi rappresentiamo quasi il 90% della produzione, abbiamo realizzato questi 5 educational in 5, in parte università statunitensi, in parte erano altre location. Eh, il prossimo anno abbiamo, stiamo pianificando di nuovo un road show in Asia, poi di nuovo proseguiremo con la nostra attività negli Stati Uniti, quindi insomma mercati nuovi e mercati consolidati e partiamo da Roma per impostare anche un'attività di comunicazione sul mercato, sul, sul territorio nazionale. Fare comunicazione in un momento in cui però a livello internazionale la contingenza economica si fa molto sentire, è complicato, che tipo di riscontro state ottenendo? Basta, secondo me stiamo ottenendo un, un buon riscontro, il momento sicuramente non è quello più favorevole, ormai è sotto insomma, la, la luce di tutti e eh, l'aver creato un consorzio che, che vuole anche gestire e ottimizzare al meglio i contributi pubblici, secondo me eh, trova del, degli ottimi riscontri anche eh, da parte delle aziende che partecipano volentieri con noi. Quindi la parola d'ordine è anche fare sinergia. E muovere il Piemonte in modo unito. E per i vini piemontesi, una madrina d'eccezione, Maria Grazia Cucinotta, che in realtà con il Piemonte ha ormai un rapporto consolidato perché a Montechiero D'Asti le è stato donato un tartufo bianco, adesso Fantastico. insomma qui, madrina per i vini. Un po' le nocciole, tutto, devo dire che conosco benissimo tutto quello, tutte quelle che sono le ricchezze della, della regione, eh, sono delle eccellenze, quindi festeggiare insieme tutte quelle che sono le eccellenze che ci rendono fieri in giro per il mondo di essere italiani è sempre, eh, è sempre meraviglioso. In particolare, poi, insomma, il vino rappresenta sicuramente uno dei simboli della, della dolce vita. Assoluto, vita e... In assoluto, e sono quelli che ci rappresentano meglio all'estero. Io sono ritornata dalla Cina, poi ho portato qui i miei coproduttori cinesi con tutti gli attori e sono andati via con tutte borse di, di vini perché logicamente il vino italiano è, è, è forse poco pubblicizzato con fronte a tutti gli altri. Perché siamo, qua comunque qua questo, siamo qua per questo anche, siamo qua per questo. Appunto, dobbiamo, dobbiamo parlare di tutto quello che sono le nostre eccellenze, dobbiamo esportare tutto quello che è il made in Italy perché noi siamo i numeri uno e quando arriviamo lo dimostriamo sempre. Il Piemonte è sicuramente una delle regioni più legate insomma, alla tradizione vinicola in Italia e nel mondo. Come si colloca a livello nazionale la produzione regionale? La produzione regionale sotto livello qualitativo è indubbiamente una delle più significative. Noi abbiamo dei vini che possono accompagnare tutto pasto ed avere anche occasioni di consumo fuori pasto. Noi andiamo dai bianchi, abbiamo dei bianchi molto importanti come il Gavi, l'Arbaluce di Caluso, il Royal Arneis, ai rossi giovani eh, tipo il Dolcetto, ai rossi affinati come il Barbera, quelli da grande invecchiamento come il Barolo e il Barbaresco e poi abbiamo anche tutta una serie di vini da dessert, l'Asti Spumante, il Moscato, il Bracchetto. Chiaramente di fronte a una situazione qualitativa di questo genere ci troviamo con delle quantità in costante calo, costante calo perché abbiamo una situazione climatica che sta cambiando, noi quindi ci troviamo anche in una condizione di avere poco prodotto eh, di livello qualitativo elevato con dei prezzi che nonostante questa situazione di crisi generalizzata noi andiamo crescendo con i prezzi dei nostri vini. Questo è positivo eh, però ci porta ad avere un mercato sempre più internazionale vista la situazione di crisi in particolare in Italia e, ad avere, e a conquistare continuamente dei mercati internazionali stiamo arrivando vicini al 90% della produzione commercializzata all'estero. Con Andrea Gamba della Vignaioli Piemontesi ci eravamo lasciati a Copenaghen e ci ritroviamo qui nella capitale a Roma perché siete partner di questa organizzazione. Esatto, siamo partner, siamo anche espositori. Come a Copenaghen, ci ritroviamo qui per proporre i vini della Cooperazione Piemontese, quelli che crediamo siano più rappresentativi e più significativi di questo importante segmento di produzione. E siamo qui a presentare queste eccellenze nella capitale. Partendo dal Roero Arnese, passando per il Grignolino, Dasti, le Barbere, fino ad arrivare a quelle più nobili, Nebbiolo, Barbaresco e Barolo. È più complicato promuovere in casa in Italia che non all'estero i vini piemontesi? Ti dico di sì. Eh, siamo un po' poco conosciuti a Roma, come Piemonte. E credo che bisognerà riflettere seriamente su come investire qualche risorsa in termini di comunicazione e promozione su questa piazza così importante. E non ce l'aspettavamo, ce l'avevano detto, questa iniziativa ci ha dimostrato questo, ma ci consente di incominciare questo percorso, farci conoscere di più come territorio, come produzioni, come rete di... Eh, di produzioni, di sapere, di competenze. La produzione dell'asti è sempre più internazionale, più dell'80% ormai di distribuzione all'estero e quindi una quota minima diciamo in Italia. Quanto è importante allora essere qui a Roma oggi? Minima ma rappresenta comunque sempre 12 milioni di bottiglie, rappresenta una bottiglia su 10 consumata eh, nel mercato nazionale, prevalentemente nel periodo tradizionale delle festività natalizie. Quindi è strategicamente importante perché proprio nel territorio di produzione dobbiamo elevare e valorizzare l'immagine del nostro prodotto per dare ancora più importanza sui mercati esteri eh, dovuti al grande turismo internazionale che, che viene in Italia. Eh, Roma poi è la capitale. In assoluto, dove come consorzio e come vini piemontesi dobbiamo cercare anche di far bere bene sti romani. No? Anche non... perché questa è la capitale della dolce vita, quindi insomma, più dolce poi del moscato dell'Asti, cosa c'è a livello sì, di sì, vini? Sì, sì, assolutamente sì, abbiamo un grande unico prodotto, dobbiamo essere intelligenti e capaci nel valorizzarlo ancora di più e questo è l'obiettivo che il Consorzio nei prossimi anni si, si è prefisso e porterà avanti. Romano Dogliotti che è uno dei padri insomma, del Moscato, possiamo dire così, uno dei nomi storici, mi stava dicendo poco fa che ha convinto anche molte astemie e molti astemi ad avvicinarsi al vino proprio attraverso il Moscato, è una delle forze di questo vino così Specialmente dolce? Specialmente con il Moscato perché il Moscato ha 4 gradi e mezzo, 5 gradi e allora ma anche... 30 anni fa, quando, 40, quando si andava alle fiere e, e trovava io sono a stemio, insomma, non può, questo qui a, a 5 gradi di alcol è dolce. Qui provi qui e ne ho convinti tanti a bere il moscato. Dopo tanti anni a lavorare in cantina, eh, che cosa è cambiato e in che maniera insomma, anche la sua esperienza al tempo lo ha trasferito al vino? In cantina è cambiata la tecnologia, una volta si faceva tutto a mano si, si filtrava con dei filtri che ci volevano un mucchio di tempo per lavarli, per pulirli adesso c'è so, il freddo che toglie tanto lavoro e poi eh, i filtri e tutto, tutte le vasche d'acciaio, una volta avevamo le vasche di cemento che li lavavi 30 volte e poi erano sempre sporche. E invece adesso, adesso c'è tutto, tutto tecnologico, io non riesco neanche a stare dietro, adesso ci sono i figli che fanno andare la tecnologia, impostano le temperature, fanno tutto. Eh, e' meno male che andando avanti si avanza la fatica. Una volta portavamo le ceste di Moscato tutte a spalla perché non avevi nient'altro. Però mantenendo il gusto della Beh, tradizione. Bisogna, bisogna, bisogna tenere, anzi bisogna migliorare, anche perché con l'attrezzatura che abbiamo adesso riusciamo a tenere di più i profumi e, e tutto. I vini piemontesi hanno in qualche modo bisogno di essere maggiormente conosciuti nella capitale perché insomma, il palato romano non è ancora così abituato, evidentemente, ai sapori del, del Nord Piemonte. Insomma. Anche il brachetto non poteva mancare a questo appuntamento? Beh, non poteva mancare perché Roma è la città che consuma più bracchetto in assoluto in Italia, quindi è la nostra città di riferimento per i consumi. Per cui, sicuramente, in una presenza di vini piemontesi, il brachetto non poteva esserci, essendo lì, non poteva non esserci, essendo. Sendo leader di consumo in città. Quindi, insomma, di fronte ad una produzione vinicola piemontese che fa un po' più fatica a farsi conoscere a Roma, invece il Brachetto è una controtendenza. Il Brachetto è una controtendenza perché è un prodotto che si beve semplicemente, aromatico, rosso con pochi gradi e che è comunque molto amato dai romani e da questo popolo che è da anni che consuma eh, milioni di bottiglie, centinaia di migliaia di bottiglie di Brachetto. La vendemmia 2012 com'è andata? È stata un'ottima annata, leggermente scarsa, con degli ottimi comunque profumi, la pioggia che è poi venuta eh, verso il 10 di settembre ha comunque aiutato moltissimi i rossi, quindi avremo degli aromatici discreti ma dei rossi strepitosi. Cosa sta facendo assaggiare? Allora, sto facendo assaggiare il Fosco. È un nome di fantasia che abbiamo inventato noi della Salvano. E abbiamo dato questo nome speciale a questo dolcetto di Diano di Ocg perché eh, non facciamo un trattamento molto particolare in botte, non lo filtriamo e cerchiamo di mettere in bottiglia il più integro possibile. Il profumo è molto interessante. Si sente questo frutto integro, fresco, croccante, direi, quasi. E si sente questo questo aroma quasi di cantina, di cantina di vinificazione. Quindi è un prodotto molto fresco. Il packaging è molto interessante. In bocca mantiene quelle che erano le aspettative dell'olfatto. Allora per presentare Fosco abbiamo dato proprio una descrizione da sommelier professionista, insomma, questo vino, Sono soddisfatta molto, anche lei? Molto contenta, molto contenta. Mh, aggiungo solo l'ultima cosa, abbiamo preso la medaglia d'oro a Londra, al Decanter, eh, che è questa rivista, diciamo, inglese eh, che fa questi concorsi e eh, siamo stati molto, molto contenti. Ci hanno fatto veramente dei grandi complimenti, pensiamo che sia un buon vino, ecco. Diciamo che eh, tiriamo un po' su eh, il dolcetto che nel mondo viene così un po' dimenticato. Ecco, invece, un buon vino si può avere un buon risultato a tavola. Dalla telecamera alla cattedra, in qualche maniera, per raccontare e insegnare a un pubblico di addetti ai lavori i segreti di un bravo sommelier. Beh, I segreti di un bravo sommelier, più che altro le realtà e neanche tanto segrete di una straordinaria regione, perché comunicare il vino vuol dire essenzialmente comunicare i territori del vino, perché le uve sono sempre delle chiavi di lettura che raccontano i nostri straordinari territori. Quindi trovarsi di fronte a un teatro spettacolare, un caleidoscopio di qualità come quello del Piemonte rende decisamente più facile la comunicazione. E come chiave di lettura il vino cosa racconta, le uve cosa raccontano del Piemonte secondo lei? Il vino di qualsiasi terra racconta la cultura, la tradizione, la storia che è una sorta di straordinaria cavalcata diacronica tra il passato e il presente. È un punto d'unione, un fulcro attorno al quale è cresciuta la nostra società e che è di grandissima importanza non soltanto edonistica ma anche e soprattutto culturale. In questo senso, l'aver candidato le colline piemontesi a diventare proprio per i vigneti, per i loro paesaggi, un patrimonio mondiale dell'umanità ha un suo senso proprio in questo senso, insomma, come espressione di una cultura che va ben oltre il vino stesso, diventa storia. È un passo di civiltà che finalmente afferma il vino, il cibo, come parte integrante della nostra storia. Vedo qui un rosato: avete portato a Roma un assaggio di quanti dei vostri ettari di vigne? Abbiamo portato cinque prodotti che derivano dai nostri circa 7 ettari di vigneto. Questo è un rosato da pino nero, eh, vinificato in rosé, appunto frizzante, eh, fermentazione in autoclave, piacevole prodotto da, da aperitivo. In che zona siete? Noi siamo di Canelli, proprio un po' la patria del mondo. Nelle cattedrali sotterranee, anche candidate a diventare patrimonio dell'umanità UNESCO. Sì, proprio così. E abbiamo portato appunto anche il moscato d'Asti, che è un po' il prodotto principale. Eh, già il 2012, quindi la nuova produzione di quest'anno. Porti lo stesso cognome della vostra cantina, quindi a che generazione siete? Eh, siamo la quinta generazione di produttori, quindi l'azienda, il capostipite Ghione Leone risale a 1655, però diciamo che partiamo dal 1871 come azienda... Ad uso commerciale, come cantina ad uso commerciale. Diciamo. È stata una scelta obbligata o in qualche maniera, insomma, a forza di respirarlo il vino tutti i giorni non poteva che essere questa l'autostrada? Eh, non, non obbligato, viene appunto una cosa naturale, a forza di più che respirarlo, anche berlo tutti i giorni, quindi sì, sì è una scelta. Sei giovane però, non avrai cominciato proprio prestissimo. Beh, ma col moscato si inizia da piccoli, eh. quindi sì, sì, penso che già a 5-6 anni un goccino di moscato si inizi già a bere. Ricordiamo che le bollicine hanno una gradazione molto bassa, quindi con, sì. con moderazione sì. con attenzione lo si sì. può anche fare assaggiare. Sì. per voi essere presenti in una piazza come quella della capitale di Roma? Ma direi molto importante per un rilancio del nostro vino principe che è la Barbera d'Asti che ha ottenuto la DOCG nel 2008. Noi siamo molto presenti nel nord ovest e però è un vino comunque che abbiamo anche avuto riscontri, la necessità appunto di riproporlo e ripresentarlo in una nuova veste direi. Quindi ci deve essere curiosità nei confronti di questo prodotto perché secondo me darà delle ottime soddisfazioni. E a livello di annata, insomma, che aspettative avete verso la vendemmia che si è appena conclusa? E insomma anche a scavalco tra un anno e l'altro, che tipo di aspettative avete in questo momento? Ma direi che queste ultime annate hanno ultime vendemmie, hanno dato dei prodotti qualitativamente molto buoni. Anche il 2012 eh, nasce sotto buoni auspici, c'è cioè una vendemmia eh, abbastanza scarsa, è stata ma di ottima qualità. E proprio le cantine appunto ci stanno dicendo che in cantina adesso il prodotto ovviamente uscirà in commercio nella prossima primavera, eh, sta dando le migliori prestazioni. Quindi penso che anche il 2012 sia un anno da tenere sott'occhio. Che vino state degustando? Stiamo degustando il nostro vino Doge, che è il nostro vino base dell'azienda, un Gavi. Ha una resa per ettaro di 90, 95 quintali ettaro, è il vino diciamo un tipico Gavi dell della nostra azienda della Meirana. Cos'altro avete selezionato per questa esperienza nella capitale? Abbiamo selezionato la Meirana, che è la nostra bandiera, che è questo vino qua. Si chiama Meirana, che è il vino che vendiamo di più in, in tutto il mondo, è un Gavi di Occidente del comune di Gavi, e sta sui lieviti circa 6 mesi. E ha una resa per ettaro sempre di 95 quintali, ma noi stiamo sugli 82-83 per cercare ancora di più la qualità delle, del prodotto, diciamo, di estrapolare la qualità del prodotto. Cos'altro avete poi deciso di fare a assaggiare ai Palati Romani? Per gli amici romani, c'è anche la nostra riserva, la nostra selezione, il Bruno Broglia, che è un vino che proviene da vigneti che hanno circa 50 anni. Hanno una resa per ettaro di 30-40 quintali elettro, quindi molto bassa, con una qualità quindi molto più elevata viene raccolto in cassette di legno e poi viene diciamo viene appunto sta sui lieviti 9-10 mesi, viene messo in bottiglia, commercializzato. Prende il nome del fondatore dell'azienda che è il nonno, mio nonno e io ho la fortuna di chiamarmi come lui. Infatti siete, insomma, volti giovani del vino piemontese? Certo, assolutamente, assolutamente. E siamo molto contenti di essere insieme agli amici produttori piemontesi cercare di portare a Roma anche una bella parte del Piemonte e speriamo che insomma, la degustazione, vedo che sta venendo bene, siamo felici. Grazie José della Ligna del lavoro che hai fatto, siamo qui sulla terrazza di Villamiani, uno spettacolo, vedete alle nostre spalle Roma, beh qui c'è stato un grande sodalizio, lo charme dei vini piemontesi, veramente l'eccellenza, insieme a quello che è il fascino di questa città eterna, il verde, anche il caos, perché a Roma anche il caos è particolare, e siamo qui alla fine di una o due giorni Glebo, non possiamo non fare il sunto di quello che è stato l'evento con i presidenti di Piemonte Lendo Perfection e con noi Andrea Ferrero, allora Presidente, Buongiorno. un grande evento. Buongiorno a tutti, sì un grande evento, diciamo che lo possiamo definire un, un, ottimo, un ottimo evento. Abbiamo avuto in questi due giorni una partecipazione importante sia dagli operatori commerciali. Il primo giorno abbiamo avuto 680 crediti e il secondo giorno 700. Quindi devo dire che il mondo romano, sia del trade che dei semplici appassionati, ha risposto molto bene a questo evento. Peraltro, l'edizione numero uno di un evento importante che noi crediamo e vogliamo sicuramente ripetere in futuro. Quando abbiamo costituito nel 2011 Piemonte Lendo Perfection, nella nostra programmazione della promozione abbiamo ritenuto assolutamente importante fare qualcosa per il mercato interno. Tra l'altro mai come adesso è importante stimolare il consumo nazionale, abbiamo dei grandi prodotti, il Piemonte in modo particolare regione d'eccellenza. Dal, dall'antipasto passando per i grandi rossi, per i piatti importanti fino ad arrivare ai vini da deserta, ai grandi aromatici quindi possiamo veramente riempire a 360 gradi le, le carte dei ristoranti romani che tra l'altro insomma sono, sono, sono degli ottimi, per noi sono molto importanti ma anche le grandi portate romane sicuramente si sposano alla grande con quelli che sono i rossi piemontesi qual è il prossimo piazzierino di Piemonte Endo Perfection? il progetti mi pare estasiatico ma sì, abbiamo il sud-est asiatico. L'anno Vogliamo... prossimo, 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 Cina. Vogliamo ripetere il roadshow che ha avuto un grande successo a, a maggio. Ovviamente, abbinato molto probabilmente a una fiera importante. L'anno scorso l'avevamo abbinato al, al Vine Expo di Hong Kong. Quest'anno, molto probabilmente, eh, parteciperemo al Towen China. E in coda o prima, eh, abbineremo questo roadshow con alcune tappe tra, tra le città più importanti del sud-est asiatico, in modo particolare la Cina. Senti, non si potevano chiudere con un qualcosa di, del nostro territorio. Allora, un barolo piemontese che i romani hanno assaggiato. Amici di Wine Food, arrivederci alla prossima puntata. E noi in questo momento brindiamo con il barolo.